ragazze, ben ritrovate sul canale, benvenute. Una vita che non ci vediamo, e sì, è vero, però ogni tanto mi faccio viva io. Allora, benvenuta a coloro che si sono appena iscritte. Grazie per la vostra presenza. Che volevo farvi vedere in questa live? Vi farò vedere un spacchettamento diciamo tre ordini messi insieme, quindi dei prodotti Faberlic. Partirò random, perché non ho un ordine preciso delle cose, perché sono messi nei praticamente sono messi nei sacchetti, e perciò vi dovrei far vedere quello che c'è nei sacchetti. Sono tre ordini perché ho fatto pian piano, però ho preferito raccogliere tutto, farvi vedere, magari fare un video un po' più lungo, farvi vedere di cosa si tratta, che cosa ho preso. Non è in questa campagna, perché in questa campagna siamo in campagna 7, ma nella campagna scorsa, campagna 6, dove io ho avuto anche dei buoni sconto, tipo così, con quale ho potuto prendere prodotti a metà prezzo, per quello che vedrete qua anche parecchie cose. Una parte sono delle clienti, un'altra parte sono mie, però ovviamente le ho tenute perché con le clienti mi devo vedere questi giorni, e quindi riesco a farvi vedere tutto. Ok, partiamo. Vi ho detto, parto random perché c'è un po' di tutto, cominciando dalla roba di make up, skin care, detersivi, cura per la casa, e quindi c'è un po' di tutto, ecco. Allora, vi faccio vedere il nostro più conosciuto primer, tra virgolette, per il viso. Si può utilizzare anche come crema viso, però noi lo utilizziamo come pretrucco. Chi non si trucca, se vuole avere un viso levigato, pori ben non visibili, ben distesi, cioè coperti, proprio cancella proprio anche, diciamo, cancella età, vi raccomando questa crema della linea Beauty Lab che si chiama Blur Cream, e questa qui. Io ne ho prese due perché una è mia, una è la cliente, ce l'ho anche un'altra che lo sto utilizzando. Codice di questa è 1049 se vi interessasse, ed è fatta in questo modo. Qui non c'è perdita di prodotto, perché non è la solita classica crema che devi intingere, oppure sapete che a un certo punto la pompetta non va. A questo sistema, che man mano che il prodotto si usa, questa sale e si finisce, cioè praticamente consumate tutto fino all'ultima goccia, come sarebbe dire, si spreme fino all'ultima goccia. Ha un design molto carino, vedete, con la pompetta, basta un po' di prodotto e ottenete un bel risultato. Ho preso due perché ci sono, mi ripeto, uno è il mio, uno della cliente. Poi, deodorante per le ascelle, ho preso questo qui al cotone, al fior di cotone, profumo. È un deodorante molto delicato e con la pallina perspirante, ed è molto molto buono. Poi, dentifricio preventivo, sbiancamento delicato. Questo è per noi, quindi aiuta a sbiancare i denti. Abbiamo dei dentifrici molto buoni. Poi una crema per le mani, cura della notte. Questo qua è della linea Pro Mani. Quindi questa si mette, è molto idratante, si mette alla sera, anche dei 6 con fior di cotone, si mette alla sera prima di andare a letto, e agisce molto sulla pelle screpolata, sulla pelle secca delle mani e anche delle cuticole.
Poi, correttore in perle, questo dalla cliente, è un correttore che si può utilizzare sia come illuminante, sia messo insieme a mescolato al fondotinta per dare più luminosità al vostro viso e perlato. Poi un rossetto della linea semi opaco stagione di velluto, è fatto così, il design è questo, al coperchio calamitato, vedete, così, e il colore è questo qui, è questo rosso fragola, così, è molto bello come rossetto. Poi della sempre parliamo dei rossetti della linea Renata, non so se l'avete mai visto, questo rossetto, aspettate che no, non è questo, ce n'avevo un altro, sì, va bene, questo qui, poi ne ho un altro colore, questo qua è già usato, questo è un color carne, cioè color nude, diciamo. Poi il balsamo, i nuovi balsami rossetti che lo sto indossando pure io, fatti così, in questa maniera, ne ho preso uno giusto per provarlo, perché non sapendo come sono preferisco a e sono fatti così, tengono abbastanza perché non è solo che idrata, anche questo c'ha il coperchio, vedete, calamitato, non è che idrata solo, dà anche il colore, ma si mantiene parecchio. E poi un ombretto liquido che ce l'ho in questo momento su gli occhi, è questo qui. Poi la matita per le sopracciglia, questa qua con lamina molto fine, proprio da disegnare, che ho le sopracciglia disegnate in questo momento, guardate, c'è proprio fine questa linea qui, questa matita. Poi partiamo nel sacchetto, mi serviva un guanto esfoliante perché devo rinnovarlo ogni tanto e ci ho preso questo qua verde, molto buono, questo qua lo sapete si usa per la doccia. Poi per il viso una crema al retinolo attivo, antirughe, questa linea qui, ne ho due perché una è della cliente, una è per me e una è per la cliente, eccola qui, a 30 ml di prodotto, ed è un prodotto antirughe, cioè leviga le rughe, corregge tutto quanto. Ne ho presi due. Poi per lo styling dei capelli utilizzo questo spray DD curante, prima oppure quando devo farmi i capelli con la piastra o con la spazzola rotante, o quando li ho lavati e sono bagnati, spruzzo sul capello bagnato e poi proseguo con l'asciugatura del phon, e questo mi protegge del calore del phon, dell'asciugacapelli, diciamo così, e anche della piastra, della spazzola rotante, non mi brucia i capelli e non me li sciupa. Ve lo raccomando, ho preso due perché io le sto usando ogni volta che metto in posa. Per la mia cliente ho preso anche un tonico rigenerante per il viso della linea Rhino Age, che è 50+. Poi vedete, arrivano col nastro, cioè sono proprio sigillati. Poi si avvicina l'estate, non è che non ho la pedicure fatta, però avevo finito il mio prodotto, quello che avevo in casa di un altro brand, e mi sono comprato della linea Expert Pharma il gelativo per la pedicure. Vedete, aspettate che abbasso leggermente un po' la luce, che è possibile che voi non vedete bene questi prodotti perché c'è la luce un po' troppo forte. Poi un altro deodorante a palina, questo ce l'ho aperto perché l'ho presentato alle ragazze, ha anche un buon profumo, questo è con i fichi d'India ed è della linea La Creme, molto anche elegante come confezione. Poi
ho preso anche, sempre di, parliamo di make up, un mascara colorato della linea Raspberry, è fatto così, il design è questo, c'ha il packaging e il colore è questo, un color tipo fucsia ed è diciamo con lo spazzolino incurvante. Poi una matita sempre dalla linea Berry Line, una matita automatica color diciamo lampone scuro, questa qua vi faccio lo swatch, guardatela qui, molto bella ed è molto resistente, perché ho fatto una live, l'ho provata e vi dico. E poi eccolo l'altro, perché dell'altro l'avevo utilizzato, il rossetto della Renata. Questo ho tenuto pure l'imballaggio in cartone per farvelo vedere, perché questo non è mio. Questo qui, vi faccio vedere il rossetto ma non ve lo swatcho. E questo qua è un altro colore, e questo colore così, sempre un color diciamo malva chiaro, è un pochino leggermente più scuro di quello che ho io sulle labbra, come per dirvi. Ok, diciamo che questa roba qui, vabbè, lo lascio qua, l'abbiamo finita. Abbiamo un detersivo per la casa, per pulire tutto in casa. Io pulisco pure i mobili in cucina, se sono tipo non in legno, metto un po' di questo qua, di questo prodotto in acqua calda, e con un panno morbido pulisco il mobile della cucina, ma si pulisce bene anche il piano di lavoro, le sedie, tutto quello che volete, anche le finestre, se volete, non le finestre, proprio il vetro, quello che ci sta intorno alla finestra. E quindi ho preso questo, se vi interessa, è molto buono per i miei amati vetri, perché c'è anche il prodotto per i vetri. Stavo raccogliendo il spruzzino, perché quando arriva, arriva così. Questo è il detersivo per i vetri, e vi arriva separatamente anche lo spruzzino, quindi questo aprite il tappo e infilate lo spruzzino e avete il detersivo per i vetri. Molto molto buono, anche gli specchi, vi voglio dire, pulisce molto bene e in profondità. Poi un bagno schiuma. Un shampoo 3D volume per i capelli della linea Expert, molto buono questo qui. Poi vi ho detto, ci sono un po' di cosette, ragazze, perché ora parliamo del bagno. Per il bagno, bagno schiuma della nuova linea Vitamania con melone e anguria, molto buono questo, vi dico, è buonissimo. Poi della linea La Creme due bagno schiuma, praticamente questi sono crema gel, questo qui è a fior di ciliegio e mandorla, a 250 ml, ma è molto concentrato e molto buono. Poi un altro, come praticamente c'è lo stesso del deodorante, quello che ve l'ho fatto vedere per le ascelle, questo con le proteine di latte e profumo dei fichi, sempre della stessa linea. Poi per smacchiare le macchie all'istante, cioè praticamente appena ti sei macchiato spruzzi subito. Io vi dico la verità, aspettate che ho perso pure il tappo qua da qualche parte, vi dico la verità, l'ho preso anche per portarlo quando si va in giro in vacanza, perché è piccolo, ci sta in borsa, e lo smacchiatore a spruzzo liquido per tutte le macchie universali. Se sentite i rumori, ci sono i vicini, perché ahimè ce ne ho anche i vicini
che fanno rumore. È fatto così, vedete, non è grande, a 150 ml, quindi ci sta bene anche in una borsa. E va bene per tutte le macchie, anche quelle più ostinate, cioè se avete una macchia un po' più vecchia, tipo di 2-3 giorni, mettete, spruzzate sopra, lasciate che agisca, poi sciacquate o lavate, vi dico che toglie tutto. Io ho provato su tutti i tipi di macchie, specialmente vino, caffè, che sono difficilissime, o il cioccolato, toglie tutto, molto molto buono. Poi per i mobili in legno esiste un spray con olio di monarda ed è molto buono, quindi mi sono preso pure questo. Questo è per casa mia, quindi io tutti i detersivi, tutte le cose le prendo qui da noi. Poi per l'ambiente, perché anche l'ambiente vuole la sua parte, cioè nel senso che bisogna anche l'ambiente profumarlo. Questo è un spray deodorante antitabacco, cioè antifumo, diciamo, se è ad acqua ed è molto buono. C'è anche la chiusura di blocco per i bambini. E poi questo qua è ai fiori di primavera. Ne ho presi due perché così. In casa mia fuma mio marito, io non fumo, però serve. Non si fuma dappertutto, si fuma solo in cucina e in bagno, però l'odore si fa lo stesso. Una tinta che l'altra l'ho fatta perché non ho più potuto aspettare. Io uso, ragazze, questa qua della linea Salon Care Silk Color. Io ho il numero 7.35, il mango reale, questo qua. E queste qua vengono complete. C'hanno come si chiama? Oddio, l'acqua ossigenata, la mascherina, il tubetto di colore e poi dentro ci sono le istruzioni insieme al, come si chiama? Insieme a un paio di guanti, di quelli guanti di plastica. Oddio, adesso stai a vedere che non riesco a mettere tutto a posto, vabbè, ma è mia. Quindi ci sono anche queste tinte, ma ci sono tinte sia della linea botanica sia della linea expert. Io mi trovo bene perché questo è il mio colore che mi piace. Quindi voi potete prendere quello che linea volete. La linea botanica sapete che è la linea senza ammoniaca ed è la linea che non ha una durata tantissima, essendo una linea naturale. Quindi sapete che le tinte per i capelli senza ammoniaca durano di meno che quelle con l'ammoniaca. Un pacchetto di salviette struccanti della linea Oxyology. Poi mi serviva la crema per i notte, ho preso questa 45 più della linea Blam. È fatta in questa maniera perché avevo il siero crema giorno, ma mi mancava la crema notte. Questa è per me. Non ho 45, però purtroppo la linea 35 più e poi saltano subito a 45 e più, e quindi non è che sia tanto forte perché l'ho già provata. Un gel detergente per il viso della linea Oxyology, molto buono, ve la raccomando, ragazze. Costa pochissimo, questa linea è pazzesca. La linea Oxyology tutta, per tutte le tipologie di pelle, è una linea molto buona. Molto buona. Arriva l'estate, a me serve non soltanto per andare al mare, ma anche per andare in giro. La crema solare per il viso, e ho preso quella 50 più perché è la più alta protezione che abbiamo noi in magazzino. Sappiate che c'è anche la linea per i bambini e ci sono anche le linee, se volete, quelle più basse, tipo 15, 30, mi pare anche 6 se non ero. E
E poi, visto che ho la caffettiera e si deve fare la pulizia, ho preso l'anticalcare concentrato per macchine da caffè e i bollitori, che è fatto così in quattro fiale. Questa una fiala basta per fare pulizia una volta, sono fatte in questa maniera. C'è una fiala di questa, la mettete, la togliete, la mettete nella vaschetta lì e fate passare, sciacquare e tutto quanto. Si lascia ad agire per 10 minuti e poi procedete col risciacquo per due volte. Tanto le istruzioni, ragazze, sono qui sull'etichetta. Non vi spaventate se voi vedete i prodotti scritti in lingua russa, perché praticamente trovate tutto in lingua italiana, compreso di istruzioni più gli ingredienti in lingua italiana. Cioè, il russo c'è scritto solo sulle confezioni, ma poi ci abbiamo le istruzioni e tutto quanto. Ok, passiamo a un altro sacchetto, e qui ci sono campioncini, è un detersivo per il bagno, questo è per il gabinetto, water, gabinetto, come dite voi, non lo so, io lo chiamo gabinetto, col profumo di limone. Questo qua è molto buono, a me piace, non ha quell'odore forte, perché ho trovato dei detersivi di questo genere che li metti nel water, vedete di cosa sto parlando, che hanno un odore fortissimo, ti dà a volte anche la nausea, quindi questo è molto buono, delicato, ha un profumo di limone, rimuove il calcare. A me conviene questo perché è delicato, perché io ho i sanitari nuovi e non c'è bisogno, perché non ho bisogno di rimuovere chissà che cosa, più che altro lo metto per i germi. Poi ho preso un bagno schiuma brezza caraibica, è fatto così, guardate quanto è grosso, ma quanto è concentrato, e voi non avete idea. È col profumo di ananas e anice stellato, ha un profumo pazzesco, ti sembra di stare alle Maldive. Poi una pila di campioni, perché è uscito il nuovo, vedete qua ci sono i campioni, è uscito una linea di tre ammorbidenti nuove, questa è all'argan, e questi sono i campioncini che io le do alle mie clienti per testare, ma testo anche io, perché questo qua non lo avevo preso. Poi c'è uscito anche un'altra linea, sempre di ammorbidente, questa è per protezione delle fibre, e poi mi sono riprese, perché le avevo finite, il detersivo al carbone per i piatti, giusto sempre per dare alle cliente per testare prima di comprare il flacone intero. Idem anche con i campioncini in polvere per smaccatore universale per bianchi e colorati, questi qua sempre da dare alle clienti, perché altrimenti la cliente come fa a sapere? Si va a dare questa roba perché serve più che altro per testare, ma anche per poter vedere l'efficacia del prodotto. E poi l'ultimo sacchetto e abbiamo finito con lo spacchettamento. Qui abbiamo il pacchetto di perché l'ho aperto per far vedere in un altro filmato, di compresse per lavastoviglie. Se avete lavastoviglie sappiate che da Faber li trovate anche le compresse. Questa qua basta per fare un lavaggio, ne ha 20 pezzi, quindi per 20 giorni siete assicurati, perché presumo che fate una lavastoviglie al giorno, in casa mia una volta al giorno si fa perché siamo in due, e quindi. E poi mi sono presa anche il detersivo universale per bucato, quello col profumo di freschezza di montagna, che è fatto così.
Questo serve perché, cosa vi devo dire, lavo anche col detersivo in polvere. Ok, questo è tutto il mio shop, direi che vi ho incuriosito. La prossima volta vi farò vedere il video spacchettamento con i prodotti che ho ordinato, una parte perché ne avrò altri due pacchi da arrivare, del catalogo 7. Quindi, perché siamo in campagna 7, io vi ho presentato questi dalla campagna 6, quindi vi aspetto qui pronti per vedere un altro video spacchettamento. Un like se vi è piaciuto, se volete iscrivervi all'azienda Fabelic, mi lasciate nei commenti, vi dico come potete iscrivervi. Si può iscrivere sia come cliente che barra consulente, è molto facile, vi ordinate una volta con l'iscrizione dal shop online, vi ordinate quello che volete, pagate e dopo vi arriva a casa il pacco, come nel qualsiasi sito voi andate a comprare. Oppure se volete lavorare, allora se ne parla privatamente, se volete lavorare con me o con un altro sponsor. Un bacio grosso, vi auguro tanta salute, di star bene, perché dobbiamo stare ancora attenti, non dimenticate sempre mascherina, lo so siete tutte un po' ormai stufi, però ricordiamoci che non è ancora finita. E quindi ci vediamo al prossimo live, sempre qui. Al prossimo video, perché stavo pensando al live, ecco qua, sempre qui sul mio canale. Un bacio a tutte.